Benvenuti in un nuovo video. Oggi andiamo a vedere un'esperienza particolare sulla luce ultravioletta e gli effetti che può avere. Allora, abbiamo qui delle UV beads, che sono sostanzialmente delle palline sensibili ai raggi ultravioletti, che vengono utilizzate per creare bracciali, piuttosto che collane, eccetera. Queste UV beads, come dicevo, sono sensibili alla luce ultravioletta. E che cosa succede? Quando vengono sottoposte, per esempio, a una fonte di raggi ultravioletti, assorbono questa energia e una volta che l'energia cessa di insistere sulla UV beads, la pallina riemette luce, ok? Quindi noi oggi possiamo andare a vedere che effetto ha la luce solare sulla nostra pelle, andando, insomma, a vedere come può variare l'intensità luminosa di queste palline. Utilizzeremo le UV beads, poi utilizzeremo una crema a protezione solare e infine vedremo quello che succede mettendola a confronto con una crema normalissima, una crema corpo. Infine abbiamo bisogno della lampada di Wood, che è una lampada a ultravioletti, poi vedremo come la utilizzeremo. Per questa esperienza dobbiamo prendere tre piccole capsuline. In queste tre capsuline andiamo a mettere un pochino di palline in ciascuna di esse. Fatto questo, mettiamo nella prima capsulina dell'acqua che simula un pochino la condizione come se fosse l'acqua di mare e la copriamo. Poi la seconda capsulina la copriamo e la ricopriamo di crema corpo, ok? Questa è crema corpo normale, quindi cerchiamo di stenderla. E fate conto che io sto utilizzando uno strato abbastanza spesso, eh? Ok. Benissimo. Per l'ultima capsulina la ricopriamo e utilizziamo la nostra crema solare protezione 50, ok? Mettiamo in questa maniera, in modo tale da avere uno strato abbastanza spesso di crema e cerchiamo di distribuire bene la crema, okay, su tutta la superficie. Questa, ripeto, è una crema solare 50 più. È il momento di spegnere le luci e utilizzare la lampada ultravioletta. Questa è la lampada ultravioletta, lampada di Wood. Andiamo ora a caricare con questa lampada UV le UV beads e vediamo che cosa succede. In questa prima capsulina, come vedete, le UV beads assorbono l'energia ultravioletta perché? Perché sono solo coperte dall'acqua, quindi l'acqua non ci fa assolutamente da schermo protettivo. Prendiamo adesso la capsulina contenente la crema corpo e andiamo a vedere che cosa succede. Per vedere cosa succede, apriamo il coperchio. Come vedete, le perline, nonostante siano state protette dallo strato di crema corpo, comunque hanno assorbito la luce ultravioletta. Ripetiamo l'esperimento, rimettendo il coperchio con la crema e ridando energia ultravioletta con la lampada. Come vedete, le perline hanno comunque assorbito energia ultravioletta. Mettiamo da parte questa capsulina. Ora, qui abbiamo la capsulina contenente le perline con la crema solare. Vediamo che cosa succede quando le illuminiamo con la lampada UV. Togliamo la lampada e vediamo il risultato. Ecco qui. Come vedete, tutte le palline centrali sono state protette dalla crema solare, mentre quelle più periferiche corrispondono a dei punti in cui la crema era stata distribuita in maniera molto sottile. Quindi anche lo spessore della crema è importante per proteggerci dalle radiazioni solari. Ripetiamo l'esperimento, rimetto il coperchio di crema, spengo la luce. E vado ad agire con la lampada di Wood sopra le palline. Ecco qui. Andiamo a rimuovere la lampada ultravioletta e apriamo velocemente il coperchio per vedere che cosa è successo. Rimuovo la lampada, rimuovo il coperchio. Vedete che le palline centrali non sono state interessate dalla luce ultravioletta. Perché? Perché la crema ha protetto le palline dalle radiazioni ultraviolette. Ok, riaccendiamo un pochino le luci, riprendiamo la luce ambientale, ritroviamo tutte e tre le nostre capsuline. Quindi, come abbiamo potuto vedere che l'acqua non protegge le UV beads dalle radiazioni ultraviolette, quindi se noi ci facciamo un bagno nel mare, l'acqua non ci proteggerà assolutamente dai danni ultravioletti. Se noi ci spalmassimo una crema corpo qualsiasi, come per esempio una crema idratante, non ci proteggeremo ugualmente dalle radiazioni solari, perché come abbiamo visto, se noi andiamo a utilizzare la lampada di Wood, che è la lampada a raggi ultravioletti, su queste palline che sono protette dal coperchio dove c'è la crema idratante non fa nessuna protezione. Diverso è il caso in cui noi utilizziamo la crema solare. Vedete, io ne ho steso uno strato abbastanza spesso. La crema solare
Invece abbiamo visto che ci protegge dalle radiazioni solari. Infatti, tutte le palline che erano al centro e che quindi erano coperte da uno spesso strato di crema solare venivano praticamente schermate totalmente. Leggerissimamente invece venivano colpite solo le palline che sono qui sulla circonferenza. Questo perché? Perché ovviamente, vedete, io non l'ho stesa completamente, ok? Proprio apposta per far vedere un pochino la differenza. Mi auguro che questo esperimento vi possa far capire l'importanza dell'utilizzo di una crema solare e vi sia interessato dal punto di vista fisico e chimico. Io come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su nuove fantastiche esperienze. E come sempre, per qualsiasi curiosità, esperimento o informazione, scrivimi alla cucina chimica@gmail.com e noi ci vediamo al prossimo video.